Bella ragazzi, sono Andrea Gorossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun 2 l'era perduta. Allora, siamo venuti qua, però vorrei uscire un attimo se possiamo uscire da qui, no? Allora, dovremo per forza farlo perché mi sa che qua possiamo prendere quel Digine là, però mi sa che dobbiamo passare per la caverna. Sì, va là. Ok. Sì, aspetta. Qua dovremmo usare turbine. Vai, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Niente. Una di queste c'ha la porta. E io mi sa che l'ho già trovata. È questa qua. Infatti. Però vabbè, però così tanto per sport libero anche delle altre foglie, vediamo un po'. Però mi sa che c'è solo quella, infatti. Però possiamo uscire, però sono curioso di vedere qui dove andiamo. Qualche cosa un po' brutta, porca vacca. No, 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 fermi tutti. Salva gioco. Là. No, ok, meno male. Che non è aggressivo. La foschia. Perfetto. Ti nasconde per non subire danni. Ok, questa va benissimo. Nessuna modifica. Però lei mi sa che... No, nessuna modifica. Ok, niente. Ora manca noi. Ah, ragazzi, poi... No, qua mi sa che si va la stessa cosa, giusto? Sì. Poi, ragazzi, dovremo ritornare ancora indietro. Tipo a... A... Kibon... No, a Kibombo, a... Insomma, ancora le vecchie città. Perché adesso che abbiamo, ragazzi, abbiamo ciclone, praticamente possiamo andare in zone dove prima non ne potevamo andare. Quindi mi sa che in qualche episodio ritorneremo ancora alle prime città. Benissimo, un nuovo Digine preso e sono stracontento. Non so se qua possiamo fare altro. Sì, però tutte ste foglie messe così a me non mi piace. Vediamo se c'è. Guarda un po' cosa c'è qua. Seme di rovo. Diamo un'occhiata anche qua, vediamo cosa c'è. E niente. Però io libero tutto, voglio vedere qua cosa c'è. Niente, solo quelle cose di rovo. Ok, se qui abbiamo fatto tutto. No, che non abbiamo fatto, dobbiamo prima. Ecco, foglia menta, vai. Vediamo un po'. Qui c'è cos'altro? No. Ci sono anche altre quelle altre foglie, andiamo a vedere. No, ma anche quassù. Eh no, qua è dove c'è il curatore. Vabbè. Niente. E scommetto che anche qua non c'è niente. Esatto. Però ste robe messe così a me non piacciono, eh. Perché secondo me c'hanno qualcosa che io non... Cos'è quella roba là? Ehi? Perché non mi vanno? Si è buggato, vabbè. Cos'è una goccia questa? Cacchio è? Felix, la smetti di spingere la gente? Qui c'è sicuramente qualcosa. No, allora non abbiamo più finito qua. Va bene. Scusami, ma io controllo tutto. No, però lì c'è qualcos'altro.
No ragazzi, non usciamo con il troll solo se c'è qualcosina. Però c'è quella robina lì che mi incuriosisce un attimo. Vabbè, facendo così, è ovvio. Se non c'è niente sull'isola acqua, allora perché quei Moai fanno la guardia? Cos'è sta roba? Non si sa, però come vedete rimane colorato, quindi serve qualcosa sta cacchio di roba qua, però non so cosa. Attenzione, erba, cos'è gratis? Perfetto. Beh, forse qualcuno me lo dirà cosa fare, no? C'è un tipo nel villaggio che passa il tempo alla fonte provando la pietra d'acqua. Aspetta. Perché mio padre guarda ogni giorno quella pietra? Pietra acqua. Ha a che fare con l'acqua? Quanto pare sì. Vediamo se anche questo tizio dice qualcosa. Le enormi cascate al confine del mondo sono le cascate di Gaia. Ah, così. Va bene. Quindi mi fai presumere che qua bisogna farci qualcosa. Ed essendo acqua, abbiamo brina e pioggia. Io non ne so. Vabbè, proviamo. Ah no, aspetta, succede qualcosa. Inizia a piovere. Addirittura. Cosa è successo? La pietra non può aver ascoltato i miei desideri. Deve essere così. Allora forse dovremmo cercare di affidare più desideri alla pietra. Se non c'è niente sull'isola acqua, allora perché quei Moai sarebbero le statue? Quindi mi stai dicendo che, vabbè, in teoria sì, dovremmo andare là. Ma se ci riproviamo così succede qualcosa? No, non succede più niente. Ok, quindi qua mi sa che abbiamo finito, perché abbiamo preso il Dijin, abbiamo preso lì le caverne, però non c'era niente. E qua abbiamo fatto questa roba, quindi sì, andiamo là, poi nei prossimi episodi o quando, qualcosina torneremo indietro. Ma qui c'è qualcos'altro, ma come faccio ad arrivare dall'altra parte, scusate? Un attimo. O c'è una spiaggia... Non capisco se qua c'è qualcosa. No, c'è un'altra spiaggia secondo me, aspetta, facciamo un giro. No. Come faccio ad arrivare di là? No, qua non è. Posso attraccare. Solo sulla spiaggia. Però ci deve essere un modo per girare. Facendo un giro assurdo, ci scommetto, ma io voglio arrivare dall'altra parte prima. Se è possibile. Secondo me sì, ma non è questa la strada. No, qua però siamo in alto. No, qua non dobbiamo farci niente. Aspetta, ma qua credo che si può cadere o era dall'altra parte? No, era dalla parte dove c'era la cosa. Sì, no, qua niente. Bella miseria. No, ma io voglio arrivare dall'altra parte. A meno che non bisogna fare qualcosa, ma... no, non credo. Adesso vediamo. Aspetta, ma questa cosa qui... non ci siamo stati qua. Proviamo un po'. Non mi è permesso andare nell'oceano. Così.
Se non sapevo che tutti i bambini ti chiamano l'eroe? Ah sì, per cosa? Le correnti di Apogee sono troppo forti per lasciare nuotare i bambini da soli. Sono fortissimi anche per gli adulti, possono portare al largo chiunque. Ah, ecco il motivo. Mi rifiuto di lasciare tornare mio figlio nell'oceano finché non sarà adulto. Vacca, ma che cattiveria. C'è qualcosa qui? 882 monete. Ok, così gratis. Ok, qua possiamo usare sabbia, visto che... Là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Olè. No, qua però... Quella cosina ci deve essere, perché se... Se metti... no, qua però ti riporta giù. A meno che... Aspetta, riproviamo. A meno che non dovremmo fare... no, qui vai dove c'è il Dijin, eh? No, sei nella parte... No, aspetta, ma qua in... No, aspetta, qua in che zona vai? Vai nella zona per tornare indietro, lo so. Sì, infatti, qua è per la zona per tornare indietro. Ma se io voglio andare dall'altra parte, perché non posso? Non lo so, sarò scemo io o cosa, però qui non mi sembra che ci sia un'altra via o qualcosa. E qua c'è la parte del Dijin. No, non c'è niente. Proprio zero. Va bene, allora... O è il giro dall'altra parte... Che può essere un'idea. No, due cacchio. Porca miseria. Beh, proviamo. Tanto dobbiamo per forza andare di sotto per la nostra prossima destinazione lì. Quindi andiamo lì. Là. Ma veramente. 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 Ma di qua. Perfetto. Mi sta venendo un dubbio troppo forte. No, ragazzi, portate pazienza un secondo. Comunque, non andare oltre il confine orientale del mare. Là il mondo finisce. Nessuno sa dove vada la cascata. Ma non si ritorna. Ed è brutto? Credo di sì. No, dai. Sul serio. Poi qua dove c'è la goccia. Ma... Ok, quindi non possiamo in alcun modo... No. Zero. Vabbè. Nemmeno... no, ci... Vabbè, abbiamo tolto un po' di robe, ma... Nemmeno Brina qua per fare qualcosa. No. Cattivi. Incastrato. Che delle isole abusivissime. Ah no, è qui, e neanche troppo in giù. Ah, va bene. Che cavolo. Chi è? Un gabbiano e roba. Perfetto. Ci impieghiamo un attimo. Perfetto, siamo troppo potenti così. Ok, e ora credo che possiamo fare il giro di qua ed andare nell'altra isola, please. Cos'è?
Non lo so perché ho saltato, ma pazienza. Grande Sara. Grande Jenna. E si è addormentato. Cos'è stato? No, no, aspetta, cos'era quella roba? Vabbè. Dai, no, dai, su serio. Ma quelle capanne lì? Non lo so, Ardan, ma se ci buttiamo da qui? No, aspetta. No, mi sa che non ne lo possiamo fare, però io faccio un salvataggio fuggivo e provo a buttarmi di sotto. Non posso? No, non posso buttarmi di sotto perché c'è il cosiddetto muro invisibile. Però sarebbe strafigo se tipo... se ci buttiamo e vediamo dove andiamo a finire. Ma, vabbè. Ok, allora il nostro obiettivo è di andare lì, bisognerà fare tutto il giro. Con molta calma, mi raccomando. È uno zombie. Sì, vabbè, morto vivente è la stessa cosa. Aia. Aia. Perfetto. Ok. Ragazzi, è meglio se ne battiamo, che così ci saliamo di livello anche. E il parassita. Quanto mi mancava. Vabbè, anche il lupo, eh. No, il lupo mi sa che è solo della seconda che ho capito, il primo no. O almeno non è ricordo, il lupo. Non lo so. Cos'è? Perché c'è la musica di Natale? Ok, roccia dell'aria. No, aspetta, quello sta... No, questo va a finire che cade, eh. Non è quello che penso io, vero? Pioggia? No. Brina? No, aspetta, cosa... Perché questi sono tutti miei... Non lo so. A meno che... Aspetta, chi sono questi cosi? Rock? Va bene. Ma creature sempre più strane stiamo incontrando, eh. Non vorrei dire, ma... Perfetto. Beh, neanche troppo forte. No, aspetta, io voglio provare una roba un pochino abusiva. Se facciamo spostamento... No. Non lo so perché con così in pendenza. Non lo so. Vediamo un po'. Ah, aspetta, cosa... ma ci sono i pesci! Bello! È una cosa brutta che anche ci siano queste cascate? Sì. Ok. Dove si va di qua? Non ci lascia passare. Vabbè, dobbiamo andare per forza di qua. Vediamo un po'. Là.
No, però vedi che... Qua ci dobbiamo fare qualcosa di sicuro, solo che adesso non mi ricordo cosa c'è da fare. No, impossibile. E se facciamo offerta? No, eh. No, mi sa che dovevamo fare così, se non sbaglio. E così possiamo fare offerta, ma non so se c'entra con qualcosa, eh. Assolutamente no, va bene. Dove si va di qua? Sì. Ma ce la facciamo? Aspetta. No, è troppo lento. Allora dovremmo andare per di qua per forza. Visto che... Eh sì, perché lì ce ne piego troppo. Aspetta, proviamo di qua. Sei serio? No, porca... Sì. Vabbè. Ma ragazzi, direi che per questo episodio di Golden Sun 2 è tutto. Nel prossimo episodio andremo avanti e vedremo cosa fare qui, cosa cercare, cosa attivare, fare tutte le robe del caso. Quindi, per questo episodio di Golden Sun 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete tenere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. E mi raccomando anche di dare la vostra nei commenti, dicendo consigli e cose varie. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Golden Sun 2, l'era perduta. Bella!